Sivori non mi ha mai fatto un tunnel, era orgoglioso anche del suo passato da giocatore, ricordandole oltre 420 partite disputate, ma per tutti era il Becio, quell'uomo che portò gli azzurri a vincere il Mundial spagnolo, un vero capolavoro. Aveva solo 55 anni, ma esprimeva grande saggezza. Era uomo di cultura, amava leggere i classici latini, ma era capace di parlare alle persone umili. Fu il primo al mondo, nei passaggi tormentati di quell'esperienza dell'82, ad inventare il silenzio stampa, a tirare su di lui tutte le critiche per preservare, disse poi, il gruppo. Una gioia incredibile per la formazione di questi ragazzi, che è una vittoria di un gruppo veramente molto unito. Ah no, no, non ti tocca la sua. Una specie di zattera in mezzo a un mare tempestoso che è riuscita ad ottenere un grande successo. Per la nazionale bisognava avere, sosteneva, un amore incondizionato, lo stesso che il presidente Pertini coltivava nei suoi confronti. E gli ho detto che bruci nel fornello della pipa le sue amarezze e le sue delusioni, vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe. La fotografia del ritorno in Italia dopo il trionfo rimane racchiuso in quella partita a carte sull'aereo presidenziale. Sono riusciti comunque ad essere anche grandi uomini, non sono grandi atleti. Dino Zoff, qual è l'immagine di Enzo Berzot che ti viene in mente? La prima immagine? Ma la prima immagine è un'immagine tenera, perché gli avevo dato un bacio dopo una partita, quindi adesso ho un attimo di dolore, di emozione, quindi una perdita per me grande. Un rapporto unico, lo possiamo definire così? Ma sì, unico anche perché era semplice avere un rapporto unico con una persona così, onesta, di carattere, di coraggio, un uomo giusto. Quell'82, quell'incredibile 82. Ma sai, l'incredibile 82 è una cosa sportiva, si vince, si perde, certo è stata una soddisfazione per tutti, per lui in modo particolare, per noi, però purtroppo adesso viene dopo. In quei giorni tu eri il suo punto di riferimento, il suo capitano. Certo, per me era come un secondo padre, però da buoni friulani, con un po' di pudore e con il rapporto dei ruoli sempre presente, quindi io, insomma, con lui era semplice. C'è un qualche cosa che non gli hai detto e che gli avresti voluto dire? Beh, sai, noi friulani diciamo sempre poco, purtroppo. E che cosa gli avresti voluto dire? Niente, grazie.